Thank you.
Thank you.
Eccoci qua. Ma buongiorno ragazzi, buongiorno, come andiamo? Ciao gentaglia, tutto Tutto a posto? Io ho passato una buona giornata ieri. Voi invece? Com'è andata? Datemi un attimo, ragazzi, che stavo finendo giusto una cosa, eh. Appena finisce una cosa qua. Se si decide, sì, dai, dovrebbe farlo in automatico. No, non lo fa, proviamo a ricliccare questo. Ok, l'ha fatto, non andava. Ripristina! Perfetto. Dove eravamo? Ah sì, allora, volevo continuare. Salt and Sanctuary. Volevo andare avanti. Anche se. Aspettate un attimo, ragazzi. In teoria. Mi sa che io oramai sono al quarto gameplay di Salt and Sanctuary, sapete? E che per qualche giorno non ho potuto toccare il computer, purtroppo. Non ho potuto toccare il computer perché qui ero in ballo con altre cose. Tra lavori, turni che mi hanno dato, non ho potuto. Scusate un attimo. Non ho potuto fare niente. Niente. Non ho potuto. Scusate un secondo, ragazzi. Devo solo controllare una cosa. No, ok, l'ho messo giusto, scusate, non ero sicuro se ero al terzo gameplay di Salt and Sanctuary, ma ero sbagliato. Mi ero sbagliato e invece era giusto così. Quindi, un attimo che metto questo coso qua. Ok, dai, aggiorna e chiudiamo così. Dovrebbe andare ora. Allora, mi pare ero arrivato in una zona con le catacombe, una cosa. No, tipo catacombe. Insomma, era una zona di merda, mi ricordo questo sì. Quindi, ci andiamo avanti a Salt and Sanctuary, però
Vedendole. Ah no, ero arrivato al castello. Ero arrivato al castello, che praticamente c'è il nostro pseudo Sigmire di Dark Soul, che vuole espugnare il castello e ammazzare il drago. Ovviamente suppongo che lo ammazzeremo noi, però mi sa che questa è una zona con un doppio boss. Secondo me è una zona con un doppio boss, perché dove sta il famoso drago, che secondo me è dove ho trovato il drago, che ho visto il candelabro, che preannuncia il boss. Non era la fine del castello, perché bisognava poi andare a destra. Andiamo avanti col nostro Reginaldo, va. Allora, scusate ragazzi, ma dato che da un po' che non gioco, devo un attimo ricordarmi i tasti, Datemi un secondo. Così mi paravo. Così facevo il parry. Ok. Ok, va bene. Ok, più o meno mi ricordo tutto. Tu cos'è che facevi? Ah, è vero, tu mi davi i cosi. Lavora, schiavo, va bene. Ah, ti do orecchio del coso e mi dai erba rossa, melma tossica, zanna bright. Vabbè, facciamo erba rossa. Altre missioni non me ne dai, quindi via. Ciao amico. È vero, tu mi insegnavi le magie, ma non avevo più soldi per... Cioè, no, avevo i soldi per impararle. Lampo di fuoco, dardo fulmineo. E poi c'erano incantesimi. È vero, che tu vendevi... Ah, ecco cosa stavo facendo, adesso mi ricordo. Stavo andando a fare la classe del mago. Dovevo arrivare da qui arcanista e poi dovevo arrivare mago classe 1. Ecco cos'era. Adesso mi ricordo tutto. Io stavo arrivando a prendere un pezzo di mago classe 1, così potevo usare anche le magie. È vero. Poi, tu invece cos'è che facevi? Ah sì, mi stavo potenziando il martello. Che l'avevo portato a 4. Per 5 servono gli ordini di un signore che non ho. Adesso mi ricordo. Allora. Il nostro Sigmire c'è ancora, eccolo qua. Ti sei mai chiesto dove sbucano gli edifici? Ah no, è vero, questa è la stessa cosa che diceva prima. Ok, qui dovrebbe esserci il drago. Dovrebbe esserci il drago qua. Adesso io mi dovrò potenziare l'attacco. Pagina macchiata era questa che me lo faceva fare. Danno arcano. Il punto è il drago. Anzi, un attimo. Ecco fatto, adesso dovreste sentire di più la mia voce. Dicevo, il drago subirà danno arcano o è resistente? Questo è il punto. Io nel dubbio mi sono portato la cartina qua dietro da usare. Poi c'ho qualche coltello, magari riesco ad avvelenarlo. Ed emergenza una campana del ritorno, in caso mi fa il culo. Il drago deve essere da queste parti. Bastardi, quanto li odio. Guarda lì. Guarda lì. Ecco, mi hanno preso in pieno. Roba da matti. Cercato di schivarli, mi hanno preso. Guida di pietra. Sto trovando un sacco di cose qua. Cazzo. Porca puttana, non me ne sono accorto. Questo non l'ho proprio visto, ragazzi. Io non ho idea di dove sto andando, vi avverto, eh. Questa zona è nuova. E quella chi è? Ho trovato un nuovo NPC, ok. Allora, aspetta un secondo, però. Aspetta un attimo, aspetta. Giù, 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 vai 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 giù, e giù. T'avevo visto a te. Divari del cacciatore, tutto del cacciatore. Ah, ok, qua... No, qua torno indietro, ok. Come non detto. Andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, 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 qui. Eccoci qua.
Andiamo a parlare con la ragazza. Magari ci dà qualcosa. Vediamo un po'. Come ci arrivo, mo? Ok, qui ho attivato uno shortcut, mi sa. Vediamo un po'. Secondo me è lo shortcut per l'inizio del castello. Te. Avevo ragione. No, torna su, torna su, torna su, torna su. Devo essere veloce. Ok. Rondaccia della Fenice. Ok, aspettate un attimo. Tanto torniamo su un attimo. Rondaccia della Fenice. Cos'è Rondaccia della Fenice? È un oggetto? No, è una magia? No, è un'armatura? Un elmo? No. Un'arma? Sì, è uno scudo. Uno scudo di ferro forgiato presso la cittadella come uno degli innumerevoli esperimenti consistenti nel permeare oggetti della quotidianità con l'energia elementale. Presenta un'immagine stilizzata di un uccello divino che, vabbè, la Fenice si dice essere perennemente immerso nelle fiamme brucianti, la cui magia gli permette di deviare gli attacchi di fuoco. Quindi aumenta la difesa al fuoco 100%, infatti. Scudo della Fenice praticamente. Va bene. Può sempre tornare utile, eh. Giustamente trovo uno scudo resistente al fuoco perché ci sarà da battere il drago che sparerà fiamme, ok. Però bisogna vedere se come Dark Soul è veramente un drago o è una viverna. Spara fuoco, non magia. Però non posso usare qui la stessa mentalità che usavo per... grazie, grazie santuario. Non posso usare la stessa mentalità che usavo per Dark Soul qua. Ok, almeno adesso se moriamo abbiamo il checkpoint. Quindi vuol dire che adesso c'è il boss, siamo vicinissimi. Cominciano a vedersi niente qua, c'è un buio. Foglia d'argento, grande, grande. Ho trovato la foglia d'argento per potenziare le armi. E c'è anche un forziere. Mercante di pietra, ok. Fissati con questi mercanti di pietra. Ok. Proviamo. Mamma mia, se me la son vista brutta. Mamma mia, se me la son vista brutta. Anello dell'avidità. Aspetta un secondo, io ce l'ho già l'anello dell'avidità. Ho un doppione? Scusa, è normale che trovo due anelli dell'avidità. Aumenta il sale ottenuto dai nemici uccisi. E aumenta il sale ottenuto dai... Scusa, perché c'è un doppione? Ma è cumulabile? Eh no, però non posso tenerlo doppio, sennò poi sono cazzi. Ah no, sono tornato qui, ok, come non detto. Allora, torniamo su, va. Su e su. Allora, da quello che ho capito mi aumenta il sale forse del 10%, però non so se l'effetto è cumulabile. Bisognerebbe fare dei test e provare. Eccolo lì il candelabro. Aspettate un secondo. Allora, aumenta velocità di attacco, aumenta la portata dell'attacco, illumina l'ambiente. Mettiamo velocità d'attacco per questo qui. Lui c'ha l'attacco, questo qui che tolgo 116, va bene. Ok, è il momento della verità, ragazzi, ci proviamo, eh. Vediamo sto famoso drago. Quanto è brutto. Draco Kraken. Ci sono sempre sti Kraken di merda. Porco Giuda. Sono morto. Non riesco a rotolarli dietro, eh. Devo cambiare la mia tattica. Ho perso sale e monete d'oro. Perfetto. Devo cambiare la mia tattica, ragazzi. Ho provato a rotolarli dietro. Non ci si può rotolare dietro. Il fatto però che se uso la mazza non tolgo niente, mazza e scudo. Non tolgo un cazzo. Vabbè, fa niente se perdo il sale. Proviamo a farlo fuori usando questo.
Proviamo ad attirarlo. Ok, riesco ad andargli dietro. Devo essere proprio sotto. Però ho finito la stamina. Sono morto. Mi ha preso lo stesso. Troppo, è troppo forte. Mi sta uccidendo, non riesco a muovermi. È fattibile, ma c'ha un moveset del cazzo. È grande la bestia. Che vuole fare? Che vuole fare? Ok, ho capito adesso. Mi ha preso, sono morto. Mi ha ucciso, porca troia. Ha rubato 1353 sale, ho perso di nuovo le monete d'oro, come sempre. Allora, però ho notato tre colpi e lo stordisco col martellone. È la stamina che finisco in fretta, il problema è la stamina. Dovrò aumentarla con i prossimi livelli. Appena salgo di livello che prendo la prima classe del mago, aumento anche la stamina. Però è fattibile, si può fare. Stavo pensando, se non mi conviene, risucchia HP, aumenta la portata d'attacco. Perdo un bel po' di attacco però se cambio il ciondolo. Questo ciondolo aumenta l'attacco. Però aumentare la velocità l'aumentava di poco, no? Se avessi avuto qualcosa per la stamina, allora sì, ci stava. Fatto la cazzata e mi prendo lo stesso. Mi ha preso, sono morto. Sono morto. Cristo. Ok, proviamo a fare una cosa, proviamo a vedere se allora è anche il fuoco che mi fotte tanto. Proviamo a vedere se abbiamo un'armatura resistente al fuoco. Fa niente per la difesa fisica. Allora, difesa fuoco, vediamo. Eh no, questa è la più forte che... No, c'è la zucca. Più leggera di un po'. Poi... difesa fuoco... corazza di Onice... corazza Lanzinecco, vabbè. Il peso aumenta troppo. C'è la corazza di pelle, mio. Ah no, ecco, la corazza del fabbro. C'è la corazza del fabbro. Che i guanti maniscalchi li sto già usando, che è quello che mi aumenta di più il fuoco. Poi, difesa fuoco, schinieri di Kraken. E stivali del maniscalco, eccoli qua. Ok, ho la difesa 200 e passa, dovrebbe andare meglio ora. In più se mi metto l'anello, vediamo, riduce effetto ferite, aumenta la forza, aumento la velocità di rotolamento. Allora, rotolamento lo tengo, forza lo tengo, anello bendato che riduce effetto ferite, ci mettiamo l'anello, aumenta la difesa al fuoco. Dai, difesa fuoco 276, più resistente di così. Fai vedere la rotolata? Adesso rotolo anche un po' meglio, dai. Sono anche più leggero. Vediamo adesso contro il drago. Magari adesso riusciamo a fargli il culo, eh. Drago Kraken. Stamina, ricaricati. Ho sbagliato. Ah, ok. Sì, sono più resistente al fuoco. No, presto, di qua. Perfetto. Sì! È stato più facile del previsto. Ok, fatto fuori. L'ho fatta. Yeah! Corro del drago Kraken.
Adesso posso rimettermi le mie armature. Avevo questo, poi avevo i guanti maniscalchi, erano sempre quelli, e poi avevo... Forse era del razziatore l'armatura questa qui. Avevo stivali del cacciatore, sapete, non lo so. Vabbè, lascio questo qua. E mi rimetto l'anello delle ferite, anello bendato. Dov'è? Anello bendato, anello bendato, ammantato. Dove cazzo stavo? Anello scintillante aumenta la guarigione. No, 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 cercatore di sale, quell'altro lì, aumenta forza di volontà, metallo fuso, rotolamento, riduce effetto ferite, deve essere questo qua. E questo qui no, anello bendato, sì. Vediamo dove andiamo ora. E giù cosa c'è? Boh. Dai, dai, che siccome penso io adesso andiamo a parlare con la ragazza. Sì, andiamo a parlare con la ragazza. Che oggetto mi ha dato? Chiave seghettata. Oh, ciao! Cosa ci faccio qui seduta? Non fa un cazzo. Sono il migliore ladro degli 8 regni. Ma che cosa può fare un ladro per sconfiggere un drago? Un pugnale contro le scaglie di un drago? No, me ne resto qui. Tu hai ucciso il drago? Beh, se tu ce l'hai fatta è probabile che anche qualcuno come me possa uccidere mostri potenti. Prendi questo, lo sapevo che mi dava un'abilità. Quanto scommettete che è il doppio salto? Ecco, prendi questo marchio. Farà male, ma è uno strumento fondamentale per un ladro. Deve essere il doppio salto. C'è un tesoro nel cuore di queste isole. Sarà mio, aspetta e vedrai. Ok. Ho voluto provare. Ok, vediamo. No, non c'è il doppio salto. Aspetta un secondo. Andiamo negli oggetti chiave un secondo, eh. Allora sta... Ah, ecco. Marchio vertigine, potere rinchiuso nel marchio, potere di sfidare la forza di gravità. Ah no, è quello che mi ha dato il clown. Marchio, ecco, premere A durante il salto verso un muro. Marchio getta ombre, il potere racchiuso in un marchio. Padronanza delle ombre, eseguire salti sul muro. Ok, è il doppio salto ma sul muro. Sì. Ciondolo di Impen. Vediamo cosa fa sto ciondolo di Impen. Aggiunge danno fuoco ai tuoi attacchi. Può tornare utile. Se ci sono nemici deboli al fuoco. E questo invece come faccio? Come faccio ad arrivare lassù? C'è... No, non mi dire che serve un'altra abilità ancora. Eh sì. Per questo serve un'abilità diversa ancora. Oplay. Eh no. E niente, fa niente. Di qui c'eravamo già andati, mi pare. E c'era il mini santuario, sì, ok. C'era il mini santuario che... Oddio, però aspetta un secondo. Magari adesso con l'abilità... Col salto sul muro, magari... Tipo, se mi butto... No, di qui muoio. Intanto riposiamoci un secondino. Ci ho provato a vedere se c'erano segreti. Vediamo allora andando giù di qua. Torniamo indietro e prendiamo l'ascensore. Anzi, aspettate un secondo, io non voglio andare in giro però con quasi 16.000 anime, almeno un paio di livelli li voglio fare. Opla, carina però il fatto che puoi fare il salto, mi piace. Ah, vero, ci sei te, stronzo. Che oramai muore con un colpo perché sto martello è bello sgravo. Anche se scala niente in forza, però è sgravissimo. Bastardo! Ok, muoiono con un colpo qua. Allora, andando a sinistra si arrivava da Sigmaier, giusto? Allora, intanto qui c'era il mio santuario. Approfittiamone per salire di livello, va. Ecco qua. E posso farne anche un altro di livello.
la borsa di sale. No, non ci voglio credere. Allora, aspettate un secondo. Facciamo la borsa piccola di sale. Adesso posso fare il livello. Tac. Perfetto. Poi, albero delle abilità. Facciamo magia potenziata. Poi, questo. Oh, è mago di classe 1, perfetto. E prendiamo anche una borsa delle cure in più, così mi porto una pozione in più che non si sa mai. Qua. Bella così, mi piace. Poi, adesso posso provare per la storia delle bacchette magiche. Non me la fa usare. Cura, eh. Classe 1 bastone. E non l'ho fatto, scusa. Ah, no. No, mago classe 1, impugna bacchette. Ah, vaffanculo. Canalizzatore, impugna bastoni, sta qua. C'è la fregatura. Allora, se invece mettiamo. Ma io non avevo comprato una bacchetta magica? Verga intagliata, che è il bastone grosso, va bene, ma. Eppure io ero sicuro di aver comprato una bacchetta magica. Compra. No, non è lui che la vende. Aspetta, aspetta, aspetta. Deve essere. È questo qui. Acquista, eccolo. Ramo di legno. Niente, dovrò usare lui. Ramo di legno salino, compra. Vediamo se posso. No, non c'è. L'ho ricomprato per niente. Adesso c'ho il doppione. Che scemo che sono. Scusa, eh. Adesso c'ho il doppione. Due bacchette, vaffanculo. Equipaggia. Ah, vaffangala, aspetta. Disequipaggia, disequipaggia. Vaffanculo, va. Guarda te che casino che mi fai fare. Scegli una mano o due mani. Ah, vada via, va. Sì, e cambia anche la forza, due mani e una mano. Vaffanculo. Allora, rimettiamo. E se metto la cura Emoa? Dico. Chissà se toglie tanto, però. Costo concentrazione 2, sbarramento fulmineo. È da provare adesso le magie. Però la cura Emoa è troppo lenta a una mano. No, devo mettere un'arma a una mano, ragazzi, per forza. Mettiamo allora. È la mazza, per forza. È l'unica. Queste qua sono lente a due mani, niente, devo mettere la mazza. Dovesse capitare. Allora, consuma la stamina usare la magia però, forse ho fatto la cazzata, eh. Io pensavo c'era una barra proprio della magia, qui invece mi consuma la stamina. Tanto coso Sigmaier ha dato via. Non so se è una buona idea, eh. Mi sa che ho fatto un po' una cazzata. Vediamo un po'.
lo userò nelle emergenze. Non è utile. Almeno io non mi ci trovo bene adesso. Il fatto che la magia mi consuma la stamina è un'arma a doppio taglio. Non me l'aspettavo, ve lo dico, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Abbiamo la guida. Andiamo mi pare stava nel bosco il trasmutatore. I boschi che osservano, sì. Andiamo ai boschi che osservano e vediamo un secondo il trasmutatore. Vediamo cosa è in grado di fare. Vedova nera. Baluardo velato. No, c'ha soltanto questi. Egida di Umbra. E lo stregone della corte. Niente. La mazza. Morning Star. Qualcosa che sfrutta. Spadaccino. Eclissi rossa. Spadaccino no. Forcone no. Ok, corno del drago Kraken, è l'unica? Soltanto per sparare puoi usare il corno del Kraken. Eh sì. Corno del drago Kraken, coda di fenice. Beh, questa sembra già carina, una spada frusta. Questa fa cagare, però questa sembra carina. Foglia d'argento, serve il sale. Ah no, scusate, ho sbagliato. Questo serviva per la scintillante. Classe 5 però, spada frusta classe 5, scala C in tutto però. Non lo so, non sembra sto granché. Troncatrice di teste. Orecchio del falso giullare, posso creare bacchette diverse. Orecchio dello stregone di corte, il bastone, no, niente. Speravo in qualche arma più utile col Kraken, ma ci ho sbagliato. Niente, torniamo al castello delle tempeste. Torniamo al castello delle tempeste e andiamo avanti. Andiamo avanti. Mamma mia, no, mi ha preso lo stesso, bastardo. Ok, aspettate un secondino, sto pensando. Sto pensando a come arrivare lì. Teate, eh. Vaffanculo, bastardi di mostri di merda. Allora. No, pensavo c'era un nemico. No. Deve esserci un altro modo. No, ho capito. Allora, aspetta, facciamo tornare sull'ascensore. Ho capito come arrivare a quel forziere lì. Ah, quell'oggetto. Torniamo su. Aspetta, eh. Ecco fatto. Ecco, tu ci muori male perché mi stai proprio sul cazzo. Perfetto. Ci provo, eh? Io ci provo, ragazzi. Anzi, proviamo a far così. Ti prego, ti prego, ti prego. Potevo farcela, eh? Cazzo, ho attivato la trappola, non volevo. Potevo farcela, però. Ci riprovo.
Maledizione, devo farlo fino alla fine. Perché praticamente il doppio salto non lo fai in automatico, devi mirare in quella direzione per riuscire ad arrivarci, c'è la fregatura lì. A meno che non c'è proprio un'abilità del doppio salto qua. Scendere di sotto da qui non si può, eh. No, non si può. Qualcosa per fare un salto più lungo? No, eh. Vabbè, io ci provo ancora una volta, se va bene, va bene, se no andiamo avanti. Niente, va male. Rimettiamoci la nostra armatura, va. Guanti del maniscalco e gli stivali avevamo messo, mi pare, il razziatore. Sapevo che mi facevo danno. Maledetti, 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 maledetti. Allora. Adesso possiamo esplorare delle zone nuove. Adesso si può arrivare qua. Maschera spaccata, corazza spaccata, che è l'armatura di questo qua. Scusa, perché vado a perdere in attacco con la bardatura? Sono i guanti che dovrebbero far... Scusa un secondo, eh. Ah no, ok, era un problema suo. È un problema suo. Mi sono preso male per niente. Allora, rimettiamo razziatore e vediamo un secondo. Cotta di maglia che è un po' più forte, ma è anche più pesante. Eh sì. Corazza spaccata e più resistente, però più pesante. Maschera spaccata è una via di mezzo, potrei metterla, sapete? Mi aumenta la resistenza però la maschera spaccata, quasi quasi. Me la tengo. Ma sì, dai. C'ho una via di mezzo. Non sembra male sta armatura per ora. Ah, aspettate, non ho provato a fare una cosa però. Non ho provato a vedere se c'erano passaggi segreti. Ok. Ci sono passaggi segreti. Mi sono fatto male da solo. Sono un genio. Adesso posso fare questo. Tac. Ci sono i segretini, ci sono. Oh, guarda chi c'è. Ciao, amico. Trovato un bel posto sicuro. Non può vedere molti clienti, ma il riposo gli fa bene. Deve riordinare i suoi ninnoli. È vero, lui vendeva i ninnoli. Riordinare gingilli, colore, forma. Compra articoli. Mascella ripugnante, poesia di un soldato, ecco chi le vende. Adesso le vende. Torcia macchia di coso, corona ossidata, polaris ammuffita. Costano un bel po'.
Compriamo una mascella ripugnante, giusto per curiosità, perché forse non ce l'ho. E compriamo anche qualche poesia di un soldato. Danno infinita mi sa che ce l'ho e ciocca di capelli dovrei averne qualcuno. Che gli dèi ti benedicano, prego. Ma di che? Ma di... ci mancherebbe, amico. Adesso però... c'ho una paura a buttarmi di sotto, non voglio rischiare. Una leva... no, per... ah, hai capito. Ok, ceneri del guardiano corazzato, buono. Due colpi sono morti. Mi sto trovando bene con questo martellone. Ecco, ho comprato il bastone e l'ho trovato, vabbè. C'è di nuovo lo spaventapasseri. Insiste. Esso vuole conoscermi. Che gli diciamo? Diciamo di sì? Ah, ciao Beck, scusa se t'ho letto adesso. Ero troppo concentrato dal gioco. Vuoi conoscermi? E gli diciamo di sì. Mentre essi vanno avanti e indietro freneticamente, io sono qui. Mentre essi adorano le loro meschine divinità e i loro farsi signori, io sono qui. Mentre essi combattono le loro futili guerre, vivono e muoiono per i re e canaglie mortali, io sono qui. Tutti i sacerdoti dei falsi dei si inginocchiano a me. Tutti i re dei grandi e piccoli imperi si inginocchiano a me. La vita si inginocchia a me, la morte si inginocchia a me. E ora è zitto. Quando... allora... questo comincia sempre di più a farmi venire l'idea che sia l'isola. Ha una volontà l'isola. Parlava di essi, quando essi venerano i falsi dei, quando essi si fanno guerra fra di loro, quando essi fanno questo, essi fanno quello, per essi mi sa che intende noi. Noi esseri umani che siamo finiti tutti nell'isola, eh? Mi sa che intende questo, oppure comunque esseri umani di vari regni. E lui continuava a dire adesso, quando essi, io sono qui. Lui è sempre lì, non si muove. Lui fa, sono falsi dei, qui della serie vanno e arrivano al nuovi dei, falsi dei, nuovi falsi dei, ma lui rimane sempre qui. Cioè, lui è una divinità in teoria? Cioè, continua a farmi sempre di più pensare che sia la volontà dell'isola. È sparito, perfetto. Ed è pieno di cadaveri qua. Perché è pieno di cadaveri? E andando giù di qui dove mi porta ora? Sala rossa delle gabbie. C'eravamo arrivati alla sala rossa delle gabbie dall'altro lato però. Pietra scossa, sacca di sale. Scusa, pietra scossa, pietra rara pericolosa, estratta dalle montagne di Mordor, no Markor, pulsa energia elettrica, applicata, aggiunge danni fulmine, ok. Che cos'è, il prossimo boss è debole al fulmine? Comunque questo continua sempre, ho sbagliato, comunque continua a darmi sempre di più la conferma che sia l'isola ad avere la volontà propria. E il fatto che l'isola, che scemo. Il fatto, dicevo, il fatto che l'isola vuole attirare così tante vittime da lei mi fa strano, cioè. Bisogna vedere. No, ok, però due colpi e muore, allora ci sta. Ricettacolo della luce, ok, non è niente di...
Io qua ogni tanto tengo sempre d'occhio perché... Un santuario? Andapietra, mettiamo. Ecco fatto. Saremo di livello? Ah, sì, va. Comunque mi ha fatto passare la voglia di... fare il mago. Mi sa che in sto gioco il mago fa cagare. Sì, però ma è perché mi consuma tutta la stamina. Io ho bisogno della stamina, che palle. Allora, per ora lasciamo un attimo perdere il drago, va. Il mago. Ora lasciamo stare, va. E facciamo invece, andiamo avanti un po' con le cose pesanti. Forse rende di più. E vorrei prendere anche una cosa delle cure. Allora, io stavo per fare le armature pesanti. No, devo fare altri livelli, come non detto. Intanto facciamo un'offerta. Facciamo un'offerta, mettiamo una guida di pietra, così possiamo fare avanti e indietro. E mettiamo offri chierico. Mercenario, mercante, mettiamo un mercante e un chierico. Ecco, così se devo comprare qualcosa, lui ce l'ha. La maggior parte delle cose sono adatte a mascalzoni e assassini. Ok, non mi dice niente, digli. Ciao. Paramiracoli. Rianimare. Su quest'isola la morte ci porta nelle foschie dove il sale e gli spiriti permangono. Con sufficiente saggezza, la preghiera può strappare uno spirito perduto da questo luogo e riportarlo al regno corporeo. Ravvivo un alleato. Ah, questo è per la coop, ok, come non detto. Però la coop. Mi spiace un sacco che non c'è la coop online. Puoi solo giocare a casa sullo stesso schermo con un amico. Che poi in questo periodo poi di Covid hai voglia andare a casa un amico e portarti il salvataggio e giocarci assieme. Poi rimuove l'avvelenamento, purificatore. Questo è comodo se finisco gli antidoti. Me ne compro uno. Questi oggetti. Pagina benedetta. Fa danno sacro. Ok. Recinto di cristallo. Dimezza l'effetto della concentrazione sulla fatica. Ne prendo uno. Chissà che ho capito cosa fa. E prendo anche la pagina benedetta. Prendo un paio. Mi sa che ho capito cos'è. Anello bendato riduce l'effetto delle ferite. Un anello guarigione. Subisce danni, ma le ferite persistenti sono meno gravi. Mentre questo che ho preso dimezza l'effetto della concentrazione sulla fatica. Dimezza l'effetto della concentrazione sulla fatica. Che. Fammi fare una prova. Mettiamo l'anello. E proviamo a fare così. Sì. Ok, si è surriscaldata la bacchetta. On, ok, questo anello dimezza il consumo della stamina. Ok. Ok, va bene. Praticamente se voglio usare la bacchetta mi conviene usare l'anello di cristallo, consuma gli effetti della concentrazione. Ok, ho trovato un modo... Quante volte ho già detto? Ok. Comunque ho trovato un modo per compensare la perdita di stamina. Ok, però l'ho detto un'altra volta, vabbè. Forse la magia non è così brutta in fin dei conti. Però adesso mi rimetto l'anello bendato perché... Dice che riduce l'effetto delle ferite. Sapete che ogni tanto la vita cala e rimane fissa, la vita calata, quindi... Allora, di qui si va avanti. Dove siamo? Che bello il cielo stellato. Hai ammazzato il drago e io non ero nemmeno lì ad aiutare. Mi dispiace. Suppongo di aver bisogno di una nuova missione. Allora, molto bene, la Ziggurat, o dovrei andare ai sotterranei del castello. Il mio cuore vuole ciò che si trova nella Ziggurat, ma prima c'è qualcosa di miserabile, il Duomo del Dimenticato, un luogo miserabile. Un luogo misero con echi di sofferenza, sciagura, dolore, beh. Forse dovrei passare per il sotterraneo, il presentimento che sia meno terribile di quel duomo maledetto.
Ogni volta che ti senti spaventato e solo, ricorda che sei l'eroe di te stesso. Perché lui si sta riferendo a se stesso. Lui si sta riferendo a se stesso. Lui in realtà è come noi. Lui ha paura. Lui si è inventato. Lui si sta inventando. Lui ha bisogno di qualcosa per distrarsi. Capito? Cioè, è come Sid Meier, veramente. Si sono ispirati a Sid Meier di Dark Souls. Perché lui in realtà è un poveraccio come noi. Come ho già detto più di una volta. Lui si sta inventando le missioni. Abbiamo ucciso noi il drago al suo posto. Lui adesso si inventa qualcos'altro, capito? Capito? Niente. Stavo cercando una zona segreta. Cioè, mi fa tenerezza, guarda. Questo qua mi fa tenerezza, sto uomo qui. Io spero che non faccia una fine brutta come Sid Meier, eh. Mi dispiacerebbe un sacco. No. Volevi fregarmi, stronzo. Scudo torre tipo 46. No, comunque ve lo devo dire, sto martellone una volta potenziato è bello forte. Più forte della Curea, della Curemoa. Non è male come arma a due mani. Vediamo adesso. Finito la stamina. Bastardo? No, finito la stamina, devo sbrigarmi prima che scompare l'Uggette. Il giullare! Guarda un po'. Come condannato a capofitto, tieniti forte, camminiamo sul soffitto, tetto, parete, pavimento. Ecco la moda del momento. Draghi in alto e sotterranei in basso, spaventa i corvi che è uno spasso. Profondo nero, infernale, ecco l'oscurità che ci assale. Isola piena di cose terrificanti, re disperati e terre aberranti. Autorità, autoritaria, autorizzazione, ascolta la saggezza del buffone. Beh. Sfera di cristallo, di nuovo. Niente passaggio segreto. Beh, ho capito comunque che sono. Comunque ho capito che sono questi i personaggi che mi danno le abilità speciali. Quindi lì c'è il buffone, la tizia ladra, gonna rattoppata, il cappuccio di merda, insomma, ok. E bisogna vedere tempesta di fulmini, nuova magia. Non la posso equipaggiare. Perché non la posso equipaggiare? Perché è un miracolo? Sì, è un miracolo. No, è una magia. Classe 3 però, evoca una tempesta di fulmini. Forse dovrò usare il bastone grosso. Comunque, niente, di qua non c'era nulla. Sì, è zona chiusa, non c'è niente. Comunque, il fatto che io pensavo sparissero. Comunque, ho ritrovato il clown, quindi ritroverò anche la ladra. Ritrovando la ladra, è capace che mi dà qualcosa in più. Perché, insomma, adesso mi ha dato la possibilità di saltare sulle pareti, ma ci sono alcune zone che veramente io non riesco comunque a raggiungere, anche saltando così. Bastardi. Questa mi sa tanto di fortezza di Sen, eh. Già il fatto che vedo delle trappole che si attivano. È sicuro qui c'è un boss. Sicuro. Orecchio torturatore. Leggiamo un attimo la descrizione, ora che ci penso, non ho letto le descrizioni delle orecchie. Di questi poveracci, vediamo un po'.
Non ho mai letto la descrizione di questi. Vediamo un secondo. Soldato annegato è quello che stava sulla spiaggia inizio gioco. Orecchio marcio di un soldato annegato. È tanto macabro quanto prezioso, in quanto è la prova definitiva che chi lo possiede ha sconfitto il suo proprietario rianimato. Ok, questo non mi dice niente di... Orecchio del vagante marcio. Uno dei residenti più decrepiti dell'isola. Ok, capo di pietra, una piccola figura con le sembianze di un capo vivace. Saggio chierico, regina dei sorrisi, orecchio di Lenaia, regina dei sorrisi, ha governato sull'Iven in quello che divenne noto come il Regno di Sangue, un'epoca segnata dalle sue frequenti repressioni e depurazioni piene d'odio. Quando il suo regno fu finalmente interrotto da una folla di abitanti del villaggio, desiderosi di vendetta, si pensò bene di lasciarla con il più grande dei sorrisi. Nel senso tipo Joker? Beh, le hanno fatto questo? Desiderosi di vendetta. Mi sa che prima di ammazzarla, zac zac alla bocca, le hanno fatto Joker. Ceneri del Cavaliere Fradicio. Il suo compito era quello di proteggere la fortezza che divenne nota come il Banco Marcescente. Poi, mercenario di pietra. Vabbè, non mi dice niente, comunque al coso. La guida, tocca di capelli, cimelio di un soldato in memoria di un caro defunto, portava una promessa di eventuale riunione. Ah sì, le sue amate, tipo le crociate. Ala di teschiostrello, chiamati così per la loro pelliccia, sono abitanti dell'isola che esistono sulla terraferma, non sono amati per la loro abitudine di nutrirsi col sangue del bestiame, ma in genere evitano l'uomo. Non è nel mio caso. Poi vediamo. Orecchio di un arciere annegato, i cacciatori d'arco di molti dei principali continenti tendevano a conservare trofei dalle loro uccisioni. È giusto che ora sia diventato egli stesso un trofeo? Se mi permetti di potenziare le armi e fare missioni. Tana infinita, va bene. Risale ai tempi più antichi, le bestie più, ok? Perla grigia. Un oggetto inanimato, in qualche modo emana ancora un potente desiderio, in quanto troverà pace soltanto rubando i ricordi dei vivi. Che serve a togliere uno slot dalla sferografia. Dente della bestia feroce. Simile a qualcosa a metà strada tra lupi e orsi. Ok, quella creatura lì. Orecchio del bandito. Vabbè, un bandito una volta feroce divenne un cacciatore irrazionale quando diventa zombie. Questa creatura ora cerca di rubare i viaggiatori delle proprie vite. Orecchio della tribù del falco, sono quelli della foresta che mi con le frecce e l'arco. Tagliare porzioni dell'orecchio per aumentare la propria capacità di ascoltare i più piccoli dettagli della foresta di Liven è un rito di passaggio per questi strani abitanti degli alberi. E quando andiamo dal fabbro, ogni tanto mi dice che utilizza del puro acciaio Liven. Quindi Liven è proprio una nazione, non è la foresta fa parte di questo regno di Liven, quindi. Poesia di un soldato, vabbè, un soldato in momenti di disperazione, poi serve a potenziare al passaggio dopo. Citoplasma velenoso, il gel. Mentre quelli normali sono felici di nutrirsi di muschi e licheni. Beh, devo smetterla con Aldo, Giovanni e Giacomo. Il citoplasma velenoso è saziato solo dal consumo di carne viva, liquefacendola in una tossina simile a quella della boevia diffusa di Cadania. Orecchio dell'alchimista folle, quello è il boss. Orecchio di Ter Ruzpin, alchimista folle, un maestro delle arti alchemiche che, sebbene una volta fosse saggio, divenne pazzo, probabilmente a causa della sua decennale esposizione a sostanze tossiche sia a livello fisico che spirituale. O forse annegato proprio come tutti gli altri. No, no, guarda che questo pezzettino di frase, o forse proprio annegato come tutti gli altri, punto di domanda. Guarda che questo ci spiega tanto, questo pezzetto di frase. Ci sta dicendo, facendo un po' ironia sul fatto, che in teoria è capace che in realtà siamo tutti morti su quest'isola, cioè quest'isola quindi è una specie di purgatorio, è l'aldilà? Quindi la nave è affondata, cioè noi siamo proprio morti, non è che ci siamo risvegliati sulla piaggia, noi siamo morti.
Quindi la nave è affondata inizio gioco, noi siamo proprio annegati, siamo morti. È la nostra anima che è intrappolata in questa specie di purgatorio, quindi. Siamo tutti poveracci finiti su quest'isola, tutte anime. Non c'è proprio il nostro vero corpo qua. E ritorniamo al discorso della principessa. Noi eravamo su una nave che stava scortando la principessa. E quindi forse davvero la principessa non esiste. Forse la principessa quindi è una creazione dell'isola per raccogliere povere anime da noi, dai nostri corpi, dai nostri cadaveri. In realtà siamo tutti morti, siamo anime intrappolate sull'isola che ci ha attirato in qualche modo essa. Foglia d'argento, foglia delicata composta di nacra, terra di perla. Il materiale iridescente si trova in guscio a spirale ed è un oggetto di grande valore nei continenti. È prezioso non solo per la sua rarità e bellezza, ma anche per il suo utilizzo come ingrediente alchemico. Vabbè. Corno del ciclope di Kraken. Il colosso tonante fu macellato sulla terra. Colosso tonante fu macellato sulla terra. Sebbene si dica che i Kraken siano creature di mare. Nel senso che lui era sulla terraferma e l'ho macellato io, o anche lui è un altro poveraccio? Fauci del Mangiavomito. Mangiavomito, una bestia di origine Kraken. I Mangiavomito si nutrono di materiali di scarico degli esseri viventi. Si mangia della merda, praticamente. Starebbero quasi facendo un favore al mondo se solo i propri rifiuti non fossero di dimensioni così imponenti. E la Madonna. Un masottone grosso così fa. Alchimista di pietra, vabbè, chiama l'alchimista al santuario. Orecchio del signore rosso. Orecchio di uno dei signori rossi della sala rossa delle gabbie. Una volta custodi sadici delle vittime della sala, ora essi stessi detenuti senza cervello. Orecchio del falso giurale che il bosco abbiamo fatto. Impostore della fortezza sommersa, gli avventurieri cercano il vero giullare, un pazzo che possiede la chiave per il cuore dell'isola. Aspetta un secondo. Il falso giullare è alla ricerca di sciocchi che possano crederlo. Si finge il vero giullare per ammazzarli, va bene, ho capito, ma ha le chiavi, possiede la chiave per il cuore dell'isola, il giullare con cui parliamo ogni tanto, che parla sempre in rima. Quindi è un personaggio importante questo, lui sa qualcosa, che sia anche lui una manifestazione della volontà dell'isola, ha la chiave per il cuore dell'isola. Ceneri del cavaliere di bronzo. Ceneri di un cavaliere di bronzo che sono quelli che abbiamo fatto nella fortezza di sopra. Erano semplicemente veicoli di un qualche tipo di identità sconosciuta. Sia che ciò significhi che condividano tutti una coscienza o che siano tutti controllati da un singolo, sebbene questa mente incredibilmente potente sia o poi tutta nel regno del mito della congettura. Che anche qui dice l'armatura è controllata da qualcosa. Contadino annegato. Ok, non mi dice niente di utile. Orecchio dell'uomo in gabbia. Prigioniero della sala delle rabbie e delle gabbie rosse. Ora annegato, poi prigioniero, infine guardia. Che anche lui sia controllato. Orecchio di uno stregone di corte, consigliere di Jareth, il re delle tempeste. Si dice che Jareth sia circondato di molti saggi e maghi. La loro cospirazione per impadronirsi del potere segnò l'intero regno. Orecchio dello spadaccino dimezzato. Ok, che è quello che abbiamo affrontato prima, sì, nella fortezza del drago. Uno della squadra di spadaccini, il cui dovere li ha portati a sacrificare gran parte del proprio corpo agli esperimenti di teletrasporto, per lo più infruttuosi, di Planne il cercatore. Quest'ultimo fu in grado di sfuggire alla pena dileguandosi in una notte, che si sia perso nel vuoto come gli arti del suo spadaccino dimezzato o che finalmente sia riuscito a brevettare il teletrasporto sicuro. Non è ancora chiaro. Può essere usato come materiale di trasmutazione. Aspetta però, teletrasporto c'è in sto gioco, usando una guida. Chiamando una guida al santuario, lui mi teletrasporta da un'altra parte. Ha a che fare con quello, forse? Vabbè, corno del draco, il dracuolo lì. In epoche antiche, gli uomini di medicina erano soliti scalare le montagne di Markdor, la terra di Mordor, alla ricerca di questi corni leggendari, considerati un importante ingrediente alchemico, e solo in pochi ritornarono. Ceneri di un teschio di brace, costrutto magicamente animato di fiamme cattiveria, da qualche maestro artigiano vulcanico di vetro di brace.
Mascella ripugnante di una bestia sconfitta, non mi dice niente. Cenere del guardiano corazzato di Jareth. Il re della tempeste. Ok, quindi Jareth possedeva proprio il castello delle tempeste, chiamato il re delle tempeste. Nel momento in cui fu sconfitto, la magia che lo legava a questo piano si disperse, lasciando un mucchio di ceneri. Perla nera e orecchio del torturatore della sala delle gabbie. Secoli di odio senza sosta hanno fatto sì che le menti degli abitanti della sala rossa si trasformassero in un conglomerato di coscienza oscura, con guardie e detenuti similmente diventarono un astratto scenario di ordine, che sono anche loro controllati, ok. Abbiamo imparato un po' più di lore dell'isola. A me va bene, eh. Ok, devo attivare l'ascensore. Non andava. Ponci ponci pom pim pom. Poink 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 poink. Io sono arrivato da destra o da sinistra? Sì, sono sceso da destra. E allora andiamo a sinistra. Bastardo! Mi stava per uccidere, eh? Stavo facendo un'altra cazzata, stavo per morire come un deficiente. Olio d'argento, mi va bene. Qui dove stiamo andando? Azz! Ok, palla di fuoco, una magia. La scorciatoia! La scorciatoia! Quella che... No, non è la scorciatoia, ragazzi. O forse lo è. Passo dei banditi. Porca troia, ho fatto la cazzata. Ho fatto la cazzata. Non vedo niente. Aspetta. Che scemo che io c'ho la magia luce. Sono deficiente anch'io. Io c'ho la magia per vedere. Devo curarmi. Muori. Bastardo. Eh sì, qua sono tornato al passo dei banditi. Sì, e qua c'era la scala. Sì, sono tornato. Che ci sono sti pipistrelli bastardi. Dio, quanto vi odio, quanto vi odio. Maledetti pipistrelli. Comunque ho capito. Almeno adesso abbiamo una scorciatoia attivata. Buono, buono, mi va bene, eh. Scusate solo un secondo ragazzi, devo rispondere a un messaggio.
Un attimo ragazzi, questa è una cosa importante di lavoro, eh. Datemi solo un secondo. Scusate per l'attesa, ragazzi. Era una cosa urgente di lavoro, non potevo non rispondere. Ah, fangulo! Maledetto. Mi sono distratto un secondo ed ecco il risultato. Non mi ero accorto che c'era la trappola qua in basso, sapete? Una chiave! Mi è venuta in mente una cosa. Ma la chiave che mi ha dato la ladra nel castello, io non l'ho ancora usata. Chiave seghettata. Non promette alcuna pace. E io non l'ho ancora usata la chiave della ladra. Mi è venuta in mente adesso. Bastardo. Siete proprio bastardi. Che stronzo. Mi ha avvelenato. Cazzo di merda. Niente. Adesso, guarda che ci muoio. Guarda che ci muoio male. Guarda che ci muoio male. Dov'è gli antidoti? Non li avevo messi. Bastardo. Usiamo rammendo. Anche se però così ho consumato. Ah no, ma anche i miracoli mi consumano la stamina proprio. Non ci posso far niente. Scudo tasa! Ok. Qui non c'è niente.
Allora, prima che mi perdo, fammi controllare un secondo perché ci sono due strade. È veramente la fortezza di Sena. Ma veramente la fortezza di Sena. Però si fanno fuori da solo, ma va bene. Muro invisibile, scommetto che il muro invisibile. Segreto porta a destra. Sorpresa a sinistra. Segreto porta avanti, sinistra porta. Ah ah ah. Bello. Ciondolo spregevole. Cosa fa il ciondolo spregevole? Un ciondolo di legno pungente, tinto di verde e avvolto in radici, flora e fauna intrisi di veleno, prospero nei più profondi boschi oscuri dei continenti. La maggior parte è così saggia da evitare tali pericoli, mentre altri trovano un bizzarro conforto nella distruttività purificante della foresta. Aggiunge danno da veleno ai tuoi attacchi. Ah, ok. No, non ne ho bisogno ora di danno veleno. Più che altro ho paura adesso qua. Sono morto. Non mi ha preso, che culo. Aspettate un secondo, ragazzi. Ok,
Torno subito, ragazzi, scusate un secondo. Questa è una cosa veramente importante.
Eccomi ragazzi, avevo risolto. Non dovrebbero più esserci problemi ora. Eravamo? Ah sì. Bambola bruciacchia. Vieni da papà, bravo. No! No, ma come ci torno su? Mi sono ammazzato come un deficiente, sono proprio scemo. No, loro no, loro no. Bestiacce immonde, loro no. Io vi odio. Dove sto andando? Non ne ho idea. Una scala. Aspettate. Aspettate, la conosco questa scala, la conosco, la conosco, la conosco. È come se la conosco. Ah! Paura! Mamma mia, mi sono cacato sotto. Ma dove sto andando? Santuario a destra. No, ragazzi, sto andando troppo avanti, qua mi sto perdendo. No! Sto morendo. Cristo! No, così tanto sale, no! No! Fanculo, non si va di qua. Porca troia! Sarò deficiente. Da 1 a 10, quanto deficiente posso essere? Quanto posso essere deficiente io? Vaffanculo. Ne muori. Mi ha preso lo stesso. Curarmi. No, ho perso per sempre. Maledetti bastardi. Curati, 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 bastarda, curati. Apri porta. Sì, su di qua.
Andiamo su di qui. Pipistrelli di merda. Quanto vi odio. Andiamo a recuperare le anime. Recupero le anime e scappo via. O provo ad ucciderli. Hanno un'abilità veramente da bastardi, cioè. Ho provato a rotolare, ma non riesco a schivare quell'attacco che ti impiccano. Non ci riesco. Vediamo, è una scorciatoia questa. È la scorciatoia per la ziggurat, va bene. Ah, erano due gli stronzi. Sono scemo. Guarda. Se me la son vista brutta, voi non avete idea. Ho perso 9 vite. Ho perso 9 vite con quel salto. Mamma mia. Mamma mia. Ok, piano. Pareva se non c'era. Tre colpi. Ragazzi, ci vogliono tre colpi per farli fuori, è troppo. Cavolo, tre colpi è tanto. Ma poi dove sto andando? Io non ho idea di dove io stia andando. Ah, mi sono ricollegato qua. Ok, ho capito dove sono ora. Comunque ho capito. Mi sono ricollegato. Sì, avevo preso qua l'oggetto. Sì, ho capito. E mi prende lo stesso. Ne rimane fuori uno. Cioè, ne rimane solo uno. Ok, ucciso. Ok, li ho uccisi tutti, ce l'ho fatta. Devo curarmi. Mi curo perché me la sto a fare addosso qui dalla paura. Adesso ho 26.000 di sale e non voglio perderli. Mamma mia, sono così teso, mi si taglia con un gressino. No, non c'è un modo per arrivare là in alto. Solo un secondo, ragazzi. Magari c'è una porta segreta qua. No, ci ho provato.
stavo per rifare lo stesso errore. Stavo per rifare lo stesso errore. Mamma mia. E vorrei ricordare a tutti che sto girando con... Ah, fanculo. Vorrei ricordare a tutti che sto girando con... Adesso 27.000 di sale sto girando, porca vacca. Come ci arrivo lì? Come ci arrivo? Mi muoio. Ah, aspetta. E ci sono arrivato. Maniscalco di pietra, sacca di sale. Visto, ci sono arrivato. Zanne infinite, sacca di sale. Dai, dai, che ho quasi finito. No, io spero di trovare però un santuario, mi è venuto in mente adesso. Perché se devo affrontare un boss che sto portando... Che scemo. Allora, aspettate, aspettate, devo vedere il ritmo. Tac, tac, tac. Ok. Dicevo, io mi sto portando dietro troppo sale. Io spero di trovare un santuario. Vediamo di qua dove si va. No, porta chiusa. Merda. Dove devo andare? Dove devo andare? Ok, lì c'è una ruota. Lì c'è una ruota. Simile a città infame. Niente, zona segreta. Saltiamo sulla ruota. Perché non posso. Ah, ok, come non detto, pensavo un'altra cosa. Skinieri d'acciaio, elmo d'acciaio, tutto d'acciaio. Vediamo un po'. No, mi tolgo questo. Invece corazza corazza spaccata. Dov'è? Questa qua e c'ho questo. 49, 47. I guanti maniscalchi li sto tenendo perché aumentano l'attacco. Mentre i poriarchi del razziatore. Perché non posso mettere qua armatura leggera? Gonna rattoppata, gonna di ametista. Ah, che scelta difficile. Pantaloni di cotta che sono più pesanti di questi del cavaliere. No, sono più pesanti. No, rimango per ora così. Non voglio rischiare. Per ora c'ho un buon feeling per quanto riguarda arrotolamento e robe così. Oplè.
Attacca! Non avevo finito la stamina, non potevo attaccare però. Maledetti fetenti. Ok, dai, porta segreta. Non è porta segreta. Quanto sale che mi sto portando appresso. Cazzo, mi ha preso, non me ne ero proprio accorto. Bambola bruciacchiata. Cosa fa la bambola bruciacchiata? È nuova. Non è un oggetto consumabile. Ah no? Eccolo qua. Una bambola di legno. Un soldato la portava con sé per ricordarsi della sua famiglia. Per potenziare le armi. Ok. Va bene. Pensavo, a me va bene, pensavo era un oggetto. No, no, dai. No! No, mi ha buggato nel muro. Oh, tutti a me succedono sti bug. Mi aveva buggato nel muro. Pezzo di merda. Bastardo. No, in accoppiata con quello, no. Porca troia, no. Devo uccidere prima l'occhio. Mamma mia, che paura. Io sto finendo le cure, sto finendo le cure. E non c'è un santuario. La mia paura qui è che arriva una boss fight. Qui dove sono? No, loro no, loro no, loro no, loro no. Porca troia. Sono morto. Cazzo sto andando. Datemi un santuario. Lei, ciao. Avevo proprio bisogno di trovare questo posto. La mia lama è assetata di sangue, le mie tasche affamate d'oro. Buffo che l'oro sia proprio la ragione per cui sono bloccata qui. Avevo un lavoro, accompagnare un nobiluomo. Mi racconta la sua storia. Accompagnare un nobiluomo attraverso il mare. Lavorare io, ridi pure. Sai, sono un ladro, risiedo in luoghi, diciamo, insalubri, ma io sono il migliore. I miei servizi furono richiesti per questa missione segreta per conto della corona, perché io sono il migliore. Continua a tirarsela. Naufragammo su quel. Oh, tutti naufragano su quest'isola. Non so cosa sia successo. Dislessico sono diventato. Non so cosa sia successo a quell'emerito coglione. Mi piace come se la prende. Molto probabilmente è morto e la mia paga è andata a farsi benedire, così come il mio collo, se mai mettessi piede a casa. Dunque, che cosa ha da fare questo ladro? Raccogliere qualunque bottino riesca a trovare, racimolare rottami per una barca di salvataggio e salpare per Kostrok. Kostrok è il posto ideale per chi come me voglia liberarsi di una certa notorietà. Ok, speravo mi davi qualcos'altro, un oggettino utile, non lo so, però vabbè. Non me la prendo. Sto facendo tutto al contrario, ragazzi. Mamma
Mamma mia. Perla grigia. Quello è un santuario. Eccola. Duemila di sale. Avevo 32.000 di sale, ragazzi, avevo 32.000 di sale. Proviamo a salire di livello, va, facciamo un livello. Se basta poi. Poi non mi devo incazzare. Morto come un deficiente. Come un coglione. Anzi, sono morto come un coglione. Perché questo sono un coglione. Se ci penso mi girano i coglioni e basta. Devo rifarmela tutta a piedi, no? Elmo guardiano, mi ha droppato il suo elmo. Un po' cagare. Cioè no, è forte, ma... Mi tengo la maschera perché mi dà quell'effetto bonus. E dovrei averli uccisi tutti. Ok, ho risolto. Tutti oggettini da raccogliere. Scusate se non sto parlando tanto, ma è perché adesso sono ultra concentrato, voi non avete idea. Hopla. E poi dovrebbe arrivare adesso l'altro. Eccolo qui. Sono straconcentrato. Ripensando mo che devo rifarmi tutta la strada da zero.
Allora, 1, 2, 3, 4, vaffanculo. Ero andato a destra o in basso, non mi ricordo più, ragazzi. Forse era andato di qua. Non è vero. Ero sceso giù. Sì, ero sceso giù. Poi ero andato a destra, ok, mi sto ricordando la strada. Che c'era sto fetentone qua. E c'era anche questo qua. Lì c'era l'oggetto, qui dovevo scendere giù. So che c'è il nemico qua. E mi fregava ogni volta. Devo andare di violenza, proprio. Mi frega. Mi frega. Ok, lì c'era lei, devo andare giù di qui. Devo farcela sto giro. Sono morto. Ok, ho recuperato il mio sale di merda. Ma è vero di qui? No. Ok. Ho le mani sudatissime, ragazzi, non avete idea. Anello inarrestabile. Voglio vedere cos'è perché per avermi fatto fare sto giro del cazzo. Riduce drasticamente l'affaticamento da combattimento. L'attività fisica costante può sfinire col tempo, ma una chincaglieria magica come questa è stata progettata. Vediamo. Praticamente sacrifico. Praticamente sacrifico la riduzione delle ferite per questo qua, vediamo. Ah, c'era una scala, non l'avevo neanche notata, vi giuro, eh. Ah, c'è la ruota panoramica qua. Sono morto! So usarlo questo. No, lui di nuovo. Può curarmi.
Vediamo dove mi porta l'ascensore. Mi sta portando su, tanto su. Ma dove mi sta portando? Dove sono? Sto cercando di fare mente locale. Qui ci sono già stato. Adesso vediamo. Tanto mi faccio portare giù dall'ascensore. Poi facciamo mente locale qua. No, anche se ora penso di aver capito bene dove siamo. Devo soltanto prendere la ruota panoramica e guardare in alto, riuscire ad arrivare in alto e dovrebbe esserci la roba che mi serve. Troia, questo è difficile, ragazzi. Ok, no, niente, torno proprio lì. Si è lodato bottino fortuna. Muro invisibile. Alchimista di pietra. Passo di Cran. Oh, grazie signore. Sali di livello. Sì. Sali. Almeno le usate le anime. Albero delle abilità. Adesso ne ho 8. Perfetto. Allora. Prendiamo l'armatura. Armatura di classe 5. Questo invece aumenterebbe la forza. Qui dove si va invece? Berserker, martelli accette. E si andrebbe giù di qui. Ok. Facciamo uno di questi, uno di pozione. Dovrei aumentare forse la destrezza, lo sapete? Tu chi sei? Saluti, compagno conoscitore di cose belle. Sono contento che tu ci abbia trovato. Siamo un gruppo pressappoco segreto, sai, ma custodiamo la più fantastica verità. Quale verità custodiamo? Semplice, non c'è cosa più grande dello splendore. La carne marcisce, gocciola dalle ossa, tutto diventa polvere. Invece l'oro, vestimi di oro. Quando le mie carni saranno tagliate via, io vivrò attraverso ogni oro. Quindi è la lebbra questo qua? Perché sono preoccupato per la caducità della carne? Beh, amico mio, perché la realtà siamo stati colpiti dalla piaga grigia. L'oro è il nostro solo conforto, la nostra gloriosa egida. Il profeta ci ha dato l'oro, il matto ci ha dato il vino, erano uomini o dei, chiunque fossero hanno sicuramente salvato fette dell'umanità. L'oro ci dà luce, il vino ci dà calore. Come posso piangere la mia afflizione quando il mio cuore splende così intensamente? Dunque faremo affari d'oro? Vediamo cosa vendo intanto. Porca vacca, se ti fai. Costi un botto. Maschera dello splendore, una maschera di oro puro. Il volto dell'uomo dipende dalla carne dell'uomo imperfetta e effimera, ma una faccia d'oro non conosce nessuno di questi difetti. Costa 5.000, cercatore di sale. Allora, per ora lasciamo stare. Facciamo presta giuramento. Faccio offerta, mettiamo una guida.
Mettiamo... Mettiamo mercante. No, esiste già una vita. Ah già, il mercante è lui, ok. Mercenario per giocare, mi sa, in coop. Chierico e mettiamo un... Ah ok, ha raggiunto il massimo numero di abitanti sto santuario, va bene. Trasmuta. In cosa posso trasmutare? C'è... Ah. Ah, ok, martello da guerra. Troncatrice di teste, questo è quello stesso di prima. Questo è lo stesso di prima, stesso di prima. Ah no, questa è la spada. Shikamaru, spada lunga di Kraken, spada di Variaghi. Cos'altro vendi? Vediamo cosa si può trasmutare qui. La garrotta sacrificale. Poi falce, falce. Ascia, tridenti sono questi qua gli stessi. La mazza è la stessa. Corno di Kraken, baluardo velato e lo spadone. Poi c'è vedova nera e baluardo velato, sono gli stessi. E vado invece nelle armature. Ah, ecco, posso trasformarle, ok. Maschera del furfante che può diventare solo questo. Sì, può diventare solo questo. Quindi idem lo scudo, è solo l'egida, eh sì. Possiamo andare dove vogliamo, vabbè, qui garba tanto, negozio, ah sì, questa è la guida, vai via. Invece il fabbro, benvenuti nel rifugio dell'Ara. Compra, accetta dello splendore, di classe 5, però 200.000 oro? Porca vacca, minchia. E maschera dello splendore che la vende anche quello lì. Però porca vacca, accetta dello splendore 20.000, 200.000. Invece per potenziare questo, gli ordini di un signore. Sì, serviva gli ordini di un signore. Non si può andare su. No, non si può andare su, è bloccato. Però almeno finalmente ho trovato un santuario, dai, almeno qualcosa ho fatto. Che elmo è stupefacente. Usa orbe in santuario a sinistra. Tesoro. Usa orbe, elmo stupefacente, non riesco a capirlo. Eh no, qui muoio. L'ho rischiata brutta. Merda, mi ha preso. Uff, l'ho rischiata bruttissima, l'ho rischiata. Porca vacca. Ah, ma questo è un santuario. Penso. Ok, provo ad arrivarci saltando dalla ruota panoramica. Tanto se muoio sono qua di fianco col santuario. Però non così da deficiente, però. Però non morire da deficiente come ho fatto io. Ah, c'è l'effetto. Mi drogo col vino. Subisco... Vabbè. No, allora, ok, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Io ci provo, eh. Sono vivo. Come non detto, pensavo era un santuario, mi sono sbagliato, ragazzi. Mi sono sbagliato. Pensavo era un santuario. Un santuario, un coso di quelli temporanei. E niente, allora, di lì si andava di lì si andava di là e scendiamo giù di qua.
Fanculo, va. Bastardi. Ecco, di qui serve la scorciatoia. Niente, scendiamo giù di qua. What's up da? Sì, c'è un boss, vedo le candele. C'è un boss, c'è un boss, c'è un boss. Orbite infuocate. Sto trovando tante magie. Ah, eccolo qui. Perfetto. Oh, bellissimo. Così sono a posto. Vediamo sto nuovo boss, ragazzi. Vediamo sto nuovo boss. Vediamo com'è. Spadaccino. Tu muori con un colpo. Ah, cazzo! È questo il boss. Cazzo! No, 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 no. E mo come faccio? No, dai, mi ammazzo da solo, ma so scemo. No, no. Curati, curati, bastardo, curati. Non so che cosa sto facendo, non ne ho idea. Non ho idea di cosa sto facendo. Sto morendo. Ci sto morendo tanto male. Yes! Sono avvelenato, vaffanculo. Ok, è pericoloso usare le fiasche queste qui, di quelli dorati del vino. È pericoloso, tanto pericoloso. C'è sto effetto qua che... Proviamo ad andare avanti. Vediamo cosa c'è a sinistra. Invece di andare alla Ziggurat, andiamo di qua. Caverna di Hager. È una nuova zona proprio. È una nuova zona. No, gli scheletri. Ci sono gli scheletri? Beh, due colpi sono morti, ok. Non si decideva. No, che cazzo sono questi? Adesso sembra Pyramid Head, però è ancora più incazzoso. No, che cosa siete voi? Tre colpi. Servono tre colpi. No, che cazzo sei te? Perché vai lì indietro? Perché vai lì indietro? Quattro colpi.
Due colpi, ok. Ah! No! Sono bastardi. Ah, fanculo, non faccio neanche in tempo a saltare qua. Ho le mani sudate da quanto sono stressatissimo qui. Aiuto. La zona che non conosco. Dai, dai! Fammi combattere! 20.000 anime perse, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Fammi combattere, cazzo. Ma non mi devo incazzare. Niente, niente, non c'ho più la testa, basta. Basta, non ce la faccio. Tanto è arrivato l'orario, 10 minuti e qua stacco. Non riesco più a concentrarmi. Scheletri bastardi. Fammi attaccare! Porco troia, puttanaia! Fammi attaccare! Cristo! Sono morto, mi ha avvelenato. Sto perdendo invece vita invece che curarmi, roba da matti. Niente. Niente, è stato bello ragazzi, basta, è stato bello. È stato bello, si fa altro, basta. Non riesco più neanche a concentrarmi, questi scheletri di merda, basta. Tornerai all'ultimo santuario visitato. In teoria questo conta come santuario, no? Vero, se no vaffanculo. Niente, ragazzi. Si continua la prossima volta. Già affrontato qualche boss, fatto un po' di tutto, io non ce la faccio, se no mi esplode la testa. Oh. Perso più di 20.000 sale. Vabbè. Lasciamo stare, va. Allora ragazzi, ci vediamo domani più o meno alla stessa ora, facciamo 16-17 del pomeriggio. E invece martedì sono sempre a casa ma non sono disponibile, al limite potrei fare una live al pomeriggio tardi, anche lì, devo vedere se faccio in tempo. Se riesco a fare in tempo faccio una live anche martedì, se no facciamo solo lunedì, ok ragazzi? E magari ne salta fuori anche una il giorno di Pasqua, quindi domenica, dovrebbe essere domenica, e forse un'altra durante la settimana, devo vedere, appena ho bene i turni del lavoro poi ci vediamo. Comunque sicuro domani pomeriggio ne faccio un'altra, quindi lunedì siamo a posto. E niente ragazzi, grazie per avermi seguito. Io vi ringrazio che mi fate compagnia in questi momenti difficili, soprattutto su questo gioco Dark Souls-iano. Veramente mi stava per scoppiare la testa. Ora stavo perdendo oramai pure contro i nuovi mob normali. E niente, ci si vede domani, dai. Ciao ragazzi, statemi bene e buona serata. Ciao a tutti.
A domani, ciao.